Toto e Tata sulla luna. Azzivicchia! Operazione Toto sulla luna! Toto, Toto, cos'è che fai? Faccio quello che mi pare! Meno 100, meno 99! E ti pare di dirmi cosa fai? No! Ma sì, va! Tanto domani ne parleranno tutti i giornali del mondo! Vado sulla luna! Ma sei matto? Andare sulla luna? Ma la luna è in cielo, no? E va bene! E io sarò il primo uomo che salirà nel cielo e metterà il piede sulla luna, ecco! Se ci riuscirai, sarai il primo bambino che metterà il piedino sulla luna, no? Questo è da ridere, io bambino. Ma io sono un uomo, sono un uomo così grande che sono persino astronauta. E sulla luna adesso ci vado. Meno 71, meno 70. Toto, sai cosa ti dico? Che sulla luna non sei neanche capace d'andarci. E invece sì. E invece no, perché con cosa ci vai sulla luna? Ma con questo meraviglioso razzo, il razzo a 10, 50 mila stadi, ecco. Razzo pronto! Ma quello lì non è mica un razzo. Quello lì è il tubo della stufa. Oh, Tata, tubo della stufa. Ma questo sembra il tubo della stufa, ma io che sono un grande inventore, l'ho trasformato nel più potente razzo del mondo e adesso invece del fumo esce il fuoco e il razzo parte e mi porta sulla luna, ecco! Toto, allora se il razzo va proprio sulla luna e siccome sei ancora qui, sulla luna mi ci porti anche a me, Non è una cosa per bambine piccole, oh. Ma se stai buona buona e non piangi mai, ti faccio fare il secondo pilota. Il primo pilota. Ho detto il secondo pilota. Il primo pilota sono io. Ma io sono una donna e lo sanno tutti. Prima le donne e poi i bambini. Quindi primo pilota la Tata che è una donna e poi Toto che è un bambino. Ecco. Ci picchia Tata. Prima non credi che il razzo voli, poi puoi venire anche tu. Adesso vuoi anche essere il primo pilota. Ma iacchia! Oh, fidele donne e le bambine piccole poi, che vogliono fare le astronaute e giocare ai giochi da uomini e sanno solo aprire la bocca per piangere. Ma io sulla luna ci vado da solo, Operazione Toto solo sulla luna. Pronto? Pronto, passo, passo. Meno 30, meno 29. Toto, Toto, se sto buona, buona e faccio il secondo pilota come vuoi tu, cosa mi dai? Ti do anche a te una tuta spaziale come la mia. E che cos'è una tuta spaziale? Ma una tuta è come quella di un meccanico, vai là. Ma un meccanico dei razzi che a scuola ha 10 più in aritmetica, Toto, e la Tata con la tuta è carina? Oh, altro che. Tanto con la tuta spaziale addosso e il casco in testa non si vede neanche chi c'è dentro, Perché la tuta spaziale è tutta chiusa. Così uno si porta dentro l'aria della Terra anche sulla Luna e respira. E Toto, succede quando la luna diventa sottile, sottile. Sottile come? Sottile, sottile, mezza luna, un quarto di luna, niente più luna. Allora si casca giù. Ma no, sciocchina, si ritorna sulla Terra. Operazione Toto è andata sulla luna, andata e ritorno. Meno 20, meno 19. Toto, che operazione è la nostra? Oh, fivettata, non interrompermi sempre. Meno 18, meno 17. Io lo so.
Questo poi è da ridere davvero. Ma non sei proprio niente. Questa non è mica una sottrazione. No. Questa è la conta alla rovescia. Meno 10, meno 9, meno 4, 3, 2, 1. Toto, Tata, basta giocare. È ora di fare i compiti. Ma ci picchia Tata. Vedi a stare qui a parlare con te. Non ho neanche fatto in tempo ad andare sulla luna. Ma domani giochiamo un'altra avventura. Ah, sì, sì, beh. Ci picchia! Tato, Tato, cosa è che fai? Canto e non faccio niente. E perché non vai a scuola? Perché siamo a Pasqua e sono in vacanza. Zan zan. Tato, Tato, ma a cosa servono le vacanze? Si vede che tu a scuola non ci vai ancora. A che cosa servono le vacanze? Ma le vacanze servono... a dimenticare la scuola, ecco. Perché tu a scuola non sei felice? Felice? Si fa presto a dire. La scuola è un divertimento difficile, beh. La vacanza invece è un divertimento facile. Basta stare lì, vivere e la vacanza passa da sola. E anche troppo presto. Ah, allora sai cosa ti dico, caro mio Toto? Che a te piacciono solo due cosine. Le vacanze e arrabbiarti con me, ecco. E a te invece cos'è che piace? Da tante cose. A me mi piace la cioccolata, i vestitini, i nastri pe-
proposito di Pasqua, Tata, Pasqua è vicina. Che bello! Potremo rompere tutte le uova. Rompere le uova nel paniere? Ma no, sciocchina! Rompere le uova di Pasqua. Quelle con la sorpresa, quelle che la mamma ha comprato per noi e che tiene nascoste nell'armadio in sala da pranzo. Vieni che te le faccio vedere. Oh, sì, sì, sì! Guarda, guarda! Oh, che uova grandi, grandissime! Azzurre, rosa, oh! Toto, Tata e le uova di Pasqua. Toto, Toto, tu che sai tu tutto, dimmi un po', per cui queste uova qua è nato prima l'uovo o la gallina cos'è? Cosa? Ti ho chiesto, è stata una gallina cos'è a fare il primo ovino, oppure dal primo ovino è saltato fuori il primo pulcino pio pio che è diventato la prima gallina cocode? Ci picchia, Tata, ma che razza di domande che fai? È chiaro, è stata la prima gallina a fare il primo ovo, ecco. E invece no, perché senza il primo ovino dal quale salta fuori il primo pulcino pio pio, come salta fuori la prima gallina cocode, eh? Già, e allora vuol dire che dal primo uovo è saltato fuori il primo pulcino che è diventato la prima gallina. Bravo furbacchione. E allora il primo ovino chi l'ha fatto? Chi l'ha fatto? Non lo so, ecco. Insomma, Tata, tu fai sempre di quei discorsi che più che altro sono delle prese in giro. E poi che cosa c'entrano le ova, i pulcini, le galline con queste ova qua? Queste sono ova di Pasqua, ova di cioccolata. E le ova di cioccolata le fanno le mucche. Le mucche? Sì, beh. Una razza di mucche speciali, specialissime, che vivono in un'isola lontana, lontana. Più lontana di dove andiamo tutti d'estate in vacanza. E prima si deve prendere il taxi, e poi il treno tutu, e poi l'autobus. Oh, altro che, molto più lontana. L'isola dove le mucche fanno le ova è in mezzo al mare. E come si chiama? Si chiama... L'isola di Pasqua. Ecco, all'isola di Pasqua le mucche mangiano il cacao, il latte ce lo hanno e fanno le ova di cioccolata. Beh, Toto, c'è poco da ridere, eh? Se mi dici delle bugie per prendermi in giro, sai cosa ti dico io? Che alle mucche che fanno le uova di cioccolata non ci credo, ecco. Come no? Fanno le uova di cioccolata e con la sorpresa dentro. Dell'asinello, che sei poi tu, perché non mi vorrai far credere che le mucche mangiano anche le sorprese, no? Oh, questa fa da ridere davvero, mucche che mangiano le sorprese. Piuttosto, Toto, dimmi, tu che sei così furbo furbissimo, queste uova di Pasqua qua sono almeno fresche? Fidata. Ma allora tu di ova di Pasqua non sai proprio niente. E invece no, una cosa la so, questo è un uovo di Pasqua sodo. Senti come è sodo, senti anche vicino all'orecchio cosa c'è dentro. Posalo, Tata, mettilo giù prima che si rompa. Oh, brava, lo sai che non si deve rompere l'uovo prima di Pasqua, altrimenti addio sorpresa. Beh, Toto, se ti devo dire, a me dell'uovo di Pasqua mi interessa di più la cioccolata. E queste uova me le mangerò davanti allo specchio. E perché? Perché così me le mangio due volte, no? Ci picchia, Tata, ma con te allora non si può proprio parlare né di uova né di niente. La cioccolata è il meno, è solo cioccolata. Quello che conta è la sorpresa che non si sa che cos'è. Toto, sai cosa ti dico? Ti dico che di regali tu non ne capisci niente, ecco. Come sarebbe a dire?
Ma io a Katy! Uffi belle donne, arci uffi letate poi. L'unica cosa che sanno fare sono discorsi senza senso. Bla 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 bla. Ti prendono in giro e... E poi hanno una bellissima idea. Hanno una bellissima idea? E cosa sarebbe questa bellissima idea? È quella di regalare un uovo di Pasqua anche alla mammina, che è sempre così buona, buonissima, la nostra mammina cara. Ci picchia, tata. Sì, sì, compriamo un bel uovo di Pasqua alla mamma. Dai, dai, tira fuori i soldini. I miei soldini della settimana? Rispondi, sì o no? Si posso scegliere? No, però ho un'altra idea ancora più bellissima. Sentiamo. Tu, Toto, adesso, senza fartene accorgere, vai di là e prendi un gomitolo della lana della mammina e poi lo disfiamo tutto. E allora? E allora tu scrivi su un pezzettino di carta piccolo, piccolo, da tanti auguri di buona Pasqua alla mammina buonissima della tata e anche da Toto. E poi? Uffi, Toto, e poi rifacciamo il gomitolo con dentro il pezzettino piccolo di carta con gli auguri, così la mammina quando fa la maglia srotola il gomitolo e tron tron e tron tron e tron trova la sorpresa, no? Ma non è mica un gran bell'uovo di Pasqua. E perché? Cosa conta nell'uovo di Pasqua? È la sorpresa. E la sorpresa c'è. Poi cos'è che piace alla mammina come alla tata, 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 come alla... Fare la maglia. Il gomitolo c'è. E poi cos'è? È un uovo senza la gobba. Ecco, quindi... Toto, tata, cosa state facendo in sala da pranzo? Ma niente, mammina. No, non facciamo niente. Allora, se non avete niente da fare, portatemi il gomitolo, così posso lavorare a maglia. Sì, mammina, te lo portiamo su, subitissimo. Sì, e così lo srotoli prima di domani. Domani è Pasqua. Toto e Tata e la principessa sul pisello. Toto, tata, allora dormiamo, sì o no? Io dormo già. Anch'io. Buonanotte. Buonanottissima. Toto, dormi già. Non ancora, ma adesso conto le pecorelle e mi addormento. Toto, qua quante pecorelle hai già contato? 101, 102, una pecorella nera. Io so contare. E se conto solo fino a 20 pecorelle non mi viene mica sonno, sai? E allora ricontale. No, non posso mica. Le mie pecorelle, quando sono già passate, non tornano indietro. Sono disubbidienti come te e non tornano, ecco. Disubbidiente io? Ma se faccio sempre tutto quello che mi dice la mamma? Invece no, perché la mamma ti ha detto di dormire e tu non dormi. Accipicchia, papà! Accipicchia, tata, non dormo per forza, tu chiacchieri sempre. Come faccio a dormire? Dormi prima tu. No, non posso dormire.
e io non ti rispondo più. Ecco. Tato! Tato! Che cosa c'è? Hai risposto! Sì, via, papà! Non prendermi mica in giro, sai, attenti! Senti, se mi fai papà, ora mi metto a piangere così! Taci, sciocchina! Taci! Se no la mamma ci sente, sei buona, dormi! Questa poi, sta a vedere che non puoi dormire perché sei scomoda. Certo, beh, per una principessa come me è naturale, no? E che cosa c'entra la principessa adesso? Non la sai la favola della principessa sul pisello? No. E allora te la racconto. Chissà che favola lunga è, e qui non si dormirà mai più. No, ecco, corta e te la racconto subito, vuoi? Tata racconta la favola della principessa sul pisello. Una favola che comincia così, l'ho già sentita io. Ma tutte le favole cominciano così. Dunque, c'era una volta un re e una regina che volevano trovare una sposa per il bel principino loro figlio. Il re, però, voleva una vera principessa. E allora, quando una sera si presentò al castello una bella signorina... Che cosa c'è? Ma Toto, stai attento, perché sennò dico comincio un'altra volta. No, ti ascolto. Pioveva. E la bella signorina era tutta bagnata con i vestitini tutti rovinati. Il re non era proprio sicuro che fosse principessa come diceva. Allora la vecchia regina disse: adesso ci penso io. Invitò la signorina. Metto un pisellino piccolo. E sopra il pisellino rimise 16 materassi. E sopra i 16 materassi 16 piumini e così via. La principessa andò a dormire e la mattina dopo la regina le chiese: come hai dormito stanotte? Beh, e allora? Beh, adesso ho sonno io. Come adesso hai sonno? Accipita! Ma adesso io non ho più sonno. Voglio sapere come va a finire la favola. Va a finire che siccome la bella signorina era una vera principessa, non aveva potuto dormire perché attraverso i 16 materassi, i 16 piumini, aveva sentito il pisellino piccolo ed era stata scomoda. E poi? E poi il re le credette e le diede il principino da sposare, così furono felici e contenti. Buonanotte, Toto. Sogni d'oro. Ma prima non eri scomoda anche tu? Oh, fidè, quella lì. Prima fa tante storie, poi racconta la favola e si addormenta. Beh, dormiamoci su. Buonanotte, Tata. Sogni d'oro. Conto le pecorelle, sai? 1, 2, 3. Ci picchia, ma sempre la terza. Chissà che bella avventura mi capiterà domani. Dormono come due angioletti.